18esima edizione del Sardinia Open, una manifestazione che diventa finalmente maggiorenne. Siamo qui a parlarne con chi di questo torneo è il papà, Alberto Corradi. È una grande soddisfazione per noi essere riusciti ad arrivare al 18esimo anno, con grandi difficoltà sia a livello economico sia a livello organizzativo, ma abbiamo avuto quest'anno il grande merito di fare i mondiali ad Alghero. E questa qua non è altro che la scia continuativa dei mondiali che hanno avuto un grande successo a maggio. Infatti sono presenti i vincitori della Coppa del Mondo di maggio, sia Stéphane Audet, che Pfeiffer, che è l'altro francese che gioca al doppio con lui, e che sono hanno la testa di serie numero 1 e numero 2 di questa grande manifestazione che avrà inizio il 19 settembre. Una manifestazione che è iniziata nel 2000 con non tanti giocatori, con tanto scetticismo da parte di chi veniva a vedere e forse si lamentava più dei campi occupati che del torneo. Ora, manifestazione di livello di respiro mondiale pluripremiata dall'ITF. Ma noi abbiamo avuto il merito di essere, innanzitutto di crederci, credere in quello che facevamo, e abbiamo avuto il merito di essere premiati dall'ITF per 4 anni di seguito quale miglior manifestazione al mondo tra i 178 che si svolgono nel pianeta. Quindi un grande applauso va al mio staff perché grazie a loro siamo riusciti a ottenere questi grandi risultati. E ancora oggi, malgrado la crisi economica, malgrado tutti i problemi legati anche dai pochi campi di Alghero, riusciamo a mettere sempre un tabellone di primissimo piano. Non solo, l'ITF vuole che organizziamo un Super Series, che praticamente sarebbe il top di categoria. E non escludo che nel giro di un paio d'anni si possa arrivare a questo. Certo, ci servirebbero almeno altri 2 campi al Tennis Club Alghero, vediamo un po' se il comune di Alghero, l'amministrazione ci verrà incontro e riusciremo veramente a portare, dopo aver portato al mondiale, un Super Series ad Alghero. Super Series, ricordiamo che stiamo parlando già di un ITF One, l'unico in Italia. Com'è la situazione del movimento in Italia? La situazione in movimento a livello di movimento tennistico sta crescendo, stanno venendo fuori dei nuovi tennisti. A livello femminile abbiamo la Capocci, Giulia Capocci, che sta già giocando a livello delle prime, e poi abbiamo il rientro legale del nostro Luca Arca, che è veramente un ragazzo di 23 anni che promette molto molto bene. Come ricomincerà a giocare ad Alghero, speriamo in un buon sorteggio, siamo molto fiduciosi. Abbiamo la solidità di Marianna Laura a livello femminile, che comunque sia è sempre un leader nel movimento tennistico. E per quanto riguarda invece il movimento dei tornei, diciamo che c'è un salto qualitativo perché a parte l'ITF 1 di Alghero poi andiamo a fare solamente dei future, quindi dei tornei da 2000 dollari che però piano piano cresceranno anche loro e riusciranno a affiancarsi al Sardinia Open. Non sarà facile, ma speriamo bene. Hai fatto diversi nomi di italiani, ti sei dimenticato, o facciamo finta che tu ti sia dimenticato, di Alberto Corradi. Alberto Carradi ha purtroppo una carta di identità importante e quindi sto lottando, sto cercando di tenermi in condizione per fare una buona figura a questo Sardinia Open, anche se nella mia categoria arriverà al numero uno al mondo a giocare, quindi non sarà facile arrivare in alto, però ci proveremo. E per la prima volta infatti viene in Sardegna David Wagner, che ha vinto non so quante medaglie d'oro alle Olimpiadi, non so quante coppe del mondo. Abbiamo veramente perso il conto perché è veramente il leader nel movimento tennistico quad e per la prima volta si affaccia in Sardegna. Quindi forse giocherò il doppio anche con lui, quindi forse avremo qualche chance nel doppio, anzi sicuramente lo vinceremo, sono certo che lo vinceremo. Da parte tua una dichiarazione importante perché sappiamo quanto sei normalmente modesto. Un problema nei tuoi tornei quando giochi ad Alghero è soprattutto che ti devi dividere tra campo e organizzazione. Sì, però devo essere sincero, negli ultimi 2 o 3 anni le persone che mi hanno affiancato mi hanno veramente dato una grossa mano. È vero che il leader del movimento e della manifestazione sono io, però sono riuscito a decentrare un po' le cose e ultimamente sono un pochino più libero anche sul campo, anche mentalmente. Quindi non a caso sono arrivato in finale 2 volte di seguito. Non ti chiediamo un pronostico in nessuna delle categorie, però
sicuramente possiamo dire che ci saranno tutti i migliori, quindi grande spettacolo Maria Pia. Ci saranno i vincitori della Coppa del Mondo, quindi sicuramente tutti i migliori. Mancherà solo il numero uno al mondo, che è diventato Fernandez, che è un argentino giovane che abbiamo già visto in Sardegna, che non ha mai giocato bene qua. Però abbiamo, secondo me, il favorito in questo momento, che è Stefan Olsson, che ha vinto Wimbledon 2 mesi fa e sta giocando veramente un tennis aggressivo, e in questo momento è numero 5 al mondo, e io lo vedo veramente tra i favoriti, perché sta giocando un tennis completamente diverso dagli altri. Tra le donne? Tra le donne dovrebbe essere partita chiusa con la sudafricana Montjean, che veramente è un livello superiore rispetto a tutte le altre. Vediamo un po', speriamo nella nostra Marianna Lauro. Grandissima crescita della Montjean. Grandissima crescita, perché questa ragazza sudafricana ha solamente 21 anni e negli ultimi veramente 2 anni ha fatto dei passi da gigante. Veramente molto molto brava. Facciamo un passo indietro. La tua organizzazione, parliamo dello staff, arriva da un mondiale da applausi. Abbiamo avuto veramente dei grandi riconoscimenti da parte del presidente dell'ITF, ci hanno fatto le congratulazioni per tutta l'organizzazione, a partire dalla grande sfilata che abbiamo organizzato al Porto d'Alghero, presentata da Elisabetta Canalis con lo spettacolo di Pino e gli anticorpi, con i Bertas, veramente con una cornice di pubblico che è stata stimata oltre le 10.000 persone, una cosa mai vista per una manifestazione del tipo la nostra. E ci hanno fatto i complimenti sia per la location, sia per il food, sia per il nostro team, che ancora una volta si è dimostrato all'altezza di una Coppa del Mondo. Nonostante il rischio pioggia che ci aveva un po' spaventato in prima giornata. Prima giornata ci ha un po' dato fastidio, perché proprio la sfilata ha patito questo, perché purtroppo qualche giocatore era in campo e non è potuto partecipare alla sfilata, ma malgrado tutto è andata veramente molto molto bene. E ora ci si rituffa per i 18esimi Sardinia Open. Speriamo bene nel tempo. Fino adesso il tempo è stato bellissimo, speriamo in un buon settembre. Sono certo che la manifestazione sarà all'altezza, avremo le dirette televisive sia venerdì che sabato, quindi vi aspettiamo numerosi al Tennis Club di Alghero. Con ingresso gratuito.